Mentre i suoi coetanei pensavano a giocare a pallone, lui rincorreva già in tenera età il sogno di diventare un chirurgo, una falena imprigionata in un bicchiere a causa di ali troppo grandi, ma al tempo stesso troppo belle per rinnegare un volo libero in un cielo terso. È la storia di René Geronimo Favaloro, descritta magistralmente dallo scrittore e giornalista Luca Serafini nel libro Il cuore di un uomo. L'autore, nel corso della presentazione dell'opera nella sala convegni di Borgo Tufi a Castel del Giudice, ha raccontato i momenti di vita di un chirurgo che, partendo dalla Pampa argentina, arrivò ad essere riconosciuto quale padre degli interventi di bypass. In questi anni di studio e di lavoro su Favaloro ho scoperto che è amato, conosciuto, popolare come Maradona, col quale è ritratto in tantissimi murales a Buenos Aires, a La Plata, e come Padre Pio perché aveva e ha per gli argentini qualcosa di santità, che è una cosa della quale lui però rifuggiva, perché non pensava di avere dei poteri soprannaturali, ripeteva sempre: il mio genio sono le lacrime, sudore, sangue, studio, applicazione, e quindi io faccio fatica per fare il mio lavoro. Con la presentazione del libro di Serafini, la cultura è tornata nuovamente ad essere protagonista a Castel del Giudice. Per noi è veramente un motivo di orgoglio il fatto che Luca Serafini abbia accettato il nostro invito a essere qui a Castel del Giudice. Siamo veramente contenti di questa partecipazione e anche della partecipazione del contorno della conferenza di oggi, diciamo, della presentazione, perché ci sono delle persone di livello.